Buongiorno, vi faccio vedere la nuova Durkop Adler 867, due aghi triplice trasporto. Come potete vedere, questa macchina qui ha un'alzata del piedino notevole di circa 2 cm, passa la mano sotto i piedini. Un'altezza molto importante che agevola l'inserimento del tessuto, dei crochet maggiorati in quanto ci sta molta più filo all'interno della spola, rasa filo, affrancatura e alza piedino. Come potete vedere, con un semplice tocco la macchina solleva il piedino in automatico. Vi farò vedere una prova della macchina. Prendiamo il tessuto, andiamo a inserirlo sotto la macchina. In automatico, avendo già impostato prima l'affrancatura iniziale e finale della macchina, all'avvio della macchina, la macchina fa l'affrancatura, come potete vedere all'inizio. Ci fermiamo, anche alla fine la macchina va indietro, fa i punti di arrestamento prestabiliti, taglia il filo e solleva il piedino. Significa che otterremo una cucitura pulita, perfetta, di qualità, in tempi molto molto brevi. Potete vedere, ha anche una velocità notevole. Questa è la cucitura della macchina con arrestamento. Come potete vedere, la macchina quando fa la francatura va esattamente nello stesso punto dei punti precedenti, quindi otteniamo un arrestamento senza avere una, diciamo così, una sovrapposizione di punti sfalsata. Completamente automatica, quindi significa che parte, fa la francatura iniziale. Fa la francatura finale, taglio del filo e solleva il piedino, tutto in automatico. A bordo macchina abbiamo il primo tasto che serve per l'affrancatura, quindi non avremo più la leva di lato per fare un'affrancatura intermedia. Posizione dell'ago, soppressione dell'affrancatura automatica.